Cari amici, buongiorno. Oggi è Venerdì Santo. In questo giorno, come anche domani, la Chiesa per antichissima tradizione non celebra l'Eucaristia. Oggi, nelle ore pomeridiane, ha luogo la celebrazione della Passione del Signore. Al posto della colletta, il sacerdote innalza la seguente orazione: Ricordati, Padre, della tua misericordia. E santifica con eterna protezione i tuoi fedeli, per i quali Cristo, tuo Figlio, ha istituito nel suo sangue il mistero pasquale. Un'orazione non certo semplice da capire, il cui significato potremmo riassumere così: la nostra salvezza dipende totalmente da Cristo, dal suo sangue versato per pura gratuità d'amore. Con questo sangue il Padre ci può santificare con eterna protezione. Giorno immenso allora quello di oggi. Il Venerdì Santo è destinato a ogni uomo, a ogni persona di questo mondo. Molti però, lo sappiamo, passano davanti alla croce e scuotono il capo. Non credono alla sua divinità. Sono tanti i nostri contemporanei che vanno frettolosamente, senza fermarsi davanti a lui. Forse hanno altri impegni, altre mete da raggiungere. Forse persino in noi c'è qualcosa di superficiale. Per questo ciascuno di noi, anche se siamo cristiani, deve come rimettersi davanti alla croce semplicemente, senza pretendere di capire tutto. Oggi non è il giorno delle risposte, ma delle domande. Scrive Joseph Ratzinger in Gesù di Nazareth: Nell'attuale momento storico è come se tutti noi fossimo posti letteralmente in quel punto della passione di Gesù in cui essa diviene grido d'aiuto al Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cosa si può dire? Si tratta al fondo di una domanda che può solo essere vissuta, patita, con colui e presso colui che sino alla fine l'ha patita per tutti noi e con tutti noi. Cari amici, ci sono domande nella vita che non hanno una risposta, domande che si possono solo vivere e patire. Gesù oggi, dall'alto della croce, ci insegna una delle cose più preziose. Con il suo grido rivolto al Padre, Gesù non constata l'assenza di Dio, ma la trasforma in preghiera. Non a tutte le domande c'è risposta, ma grazie a Gesù queste possono essere trasformate in preghiera, possono diventare un'offerta per il Padre. Persino il sentire la sua apparente assenza. Questo messaggio è di grande speranza, perché anch'io, anche tu, possiamo porre il Venerdì Santo della nostra vita, tutte le sofferenze, le delusioni, i tradimenti, abbandoni, fallimenti, morti, dentro il Venerdì Santo di Gesù. E come Gesù si è ricordato del buon ladrone, assicurandogli che oggi stesso sarebbe stato con lui in paradiso, così il Padre si ricorda della sua misericordia, non ti lascia in potere della morte, ma ti santifica e protegge. Non è forse così che inizia l'orazione di oggi? Ricordati. E già si sente in lontananza l'eco della voce del Padre che risponde: Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Santa giornata.